OS X è un sistema operativo veramente molto interessante. Vi ho fatto vedere in un video come personalizzare il dock, vi ho fatto vedere in un video come personalizzare la barra dei menu posta in alto a tutte le applicazioni. Oggi però parliamo del Finder, che non è altro che il cuore del sistema operativo ed è quello che riesce a gestire i file, le cartelle e tutto ciò che è presente nell'hard disk del computer. Finder che viene gestito ovviamente a finestre, finestre nelle quali si possono personalizzare gli elementi visualizzati nella barra superiore, in modo tale da inserire delle scorciatoie molto più comode per gli utilizzi che ognuno di noi fa del proprio computer. In questo video faremo proprio questo, personalizzeremo quello che viene visualizzato nella barra superiore del Finder e lo faremo in una modalità veramente molto semplice come il nostro solito. Io sono Dario Galindo e appuntamento al prossimo video di Tech Fan Page. Personalizzare la barra degli strumenti in OS X è semplicissimo e si fa tutto grazie al tasto destro. Cliccando con il destro proprio sulla barra degli strumenti del Finder è possibile prima di tutto cambiare la visualizzazione degli elementi, scegliere se visualizzarli come icone testo, sceglierli se visualizzarli solo come icone, oppure scegliere se visualizzarli solo come testo. Ma non finisce qui, sempre cliccando con il destro sulla barra del Finder e selezionando l'ultima voce, quella con scritto personalizzare la barra del Finder, è possibile trascinare gli elementi che si desidera nella barra del Finder, in modo tale da visualizzare solo ed esclusivamente quelli che servono al proprio utilizzo quotidiano. Una volta fatte le modifiche però, qualora si voglia tornare all'impostazione normale, quindi alle impostazioni che si ha quando si avvia per la prima volta il sistema operativo di Apple, tutto quello che bisognerà fare sarà trascinare la configurazione di default sulla barra degli strumenti. La configurazione di default è posta in basso alla finestra che si visualizza quando si personalizza la barra degli strumenti. In questo modo ragazzi potete personalizzare il Finder e fare in modo che venga visualizzata sulla barra superiore solo ciò che volete. Potete guadagnare spazio, potete rimpicciolire le icone, vedere solo testo, oppure potete scegliere gli elementi visualizzati. Il tutto, come avete visto, molto semplicemente. Io sono Dario Caliendo e l'appuntamento al prossimo video di Tech Fan Page.